Ciao a tutti, qui è Gabriele Bellomo di Formula 1 in generale e su questo video vorrei parlarvi della questione dei piloti Ferrari. Ho visto che su Twitter, su Facebook, ma anche su TikTok è venuta fuori la polemica secondo la quale Ferrari ha la colpa di non aver stabilito le gerarchie dei due piloti. È che questa negligenza abbia portato alla disfatta di Monaco. Ecco, io, se devo essere sincero, mi trovo completamente in disaccordo con questa tesi per una serie di motivi. Parlando dal motivo operativo, ok? In quelle circostanze climatiche al limite, è il pilota che dà un feedback alla squadra. Se Sainz aveva deciso di andare con le slick, è perché lui, in quanto pilota, si sentiva di andare con le slick. Non si è verificata una circostanza simil Miami tra Red Bull, o simil Barrichello con Schumacher, dove dovevano esserci ordini di scuderia. Non si è verificata una situazione del genere. Ragazzi, la gara, la Ferrari l'ha persa perché Leclerc banalmente ha fatto un pit in più. È un pit, sono 20 secondi che lui ha perso. 20 secondi in cui si è ritrovato dietro Latifi o dietro Albon, non mi dietro Albon, mentre dietro Latifi Sainz, e la gara si è persa per una questione strategica. Tutto qui. Non è un discorso di gerarchie tra piloti. E poi comunque io ci tengo a precisare che oltre ai motivi operativi bisogna anche parlare di burocrazia, nel senso, un pilota. Prendiamo il caso Bottas. Bottas alla Mercedes, perché era, tra virgolette, costretto a fare il secondo? Perché non ha potuto fare il Nico Rosberg? Perché banalmente non è che Bottas lavorava in Formula 1 come pilota, faceva il precario, aveva contratti annuali, era un voucher. Quindi si poteva prendere la gara in Russia. Si poteva prendere qualche gara, si poteva prendere qualche pole position laddove riusciva a farla, ma poi, per motivi contrattuali, doveva rispettare gli ordini, doveva fare quello. Non aveva grosse scelte, non le aveva. Questo bisogna dire anche, ragazzi. Bisogna dire anche questo: c'è anche la burocrazia. Sainz non ha firmato per essere la seconda guida. Non funziona così, ragazzi. Vero è che il mondiale tendenzialmente si vince con una prima guida e con una seconda guida. Questo è vero, attenzione. Ma per stabilirle deve esserci un criterio. Io non so esattamente in Ferrari cosa hanno deciso se, per esempio, dopo 10 gare chi sta davanti diventa la prima guida, che è quello che farei io. Io direi a inizio stagione ai piloti: ok, ragazzi, 10 gare, chi sta davanti diventa la prima guida. Tutto qua. Dipende perché cosa si firma, dipende da quali sono gli accordi. Ripeto, Monaco non si è persa perché Sainz ha voluto fare il galletto. Io ho sentito parole che mi lasciano esterrefatto. Cioè, quel pilota stava facendo la sua gara. Aveva dettato la sua strategia, in quanto pilota ha dato il feedback di voler passare direttamente alle slick e amen, dovevano fare così anche con Leclerc, ha sbagliato il muretto. È un discorso di muretto, non è un discorso di essere galletti, di non accettare determinate posizioni. No, non funziona così. A mio avviso queste sono chiacchiere da bar, scusate se dico una cosa del genere, ma dal mio punto di vista è questo. Quindi, tutto qua, probabilmente ci spunterà fuori prima o poi la gerarchia, prima guida Ferrari, seconda guida Ferrari, probabilmente spunterà la decima gara, ma non è stato questo, non si è ancora in Ferrari, non si è trovati in una situazione strana da dover impartire degli ordini di scuderia. Non ci sono state, non è successa una cosa del genere. Quando Sainz arrivava dietro Leclerc, quando finiva le gare, ok, tra parentesi,
arrivava dietro, non per seconda guida, arrivava dietro perché banalmente Leclerc era più veloce, ne aveva di più, aveva più ritmo, come quando fu in Bahrain. Non fu un discorso di prima guida, seconda guida, non si è verificata una circostanza del genere. Quindi è inutile discuterne ancora, ecco. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.